Mi sono un po' isolato con me stesso, ho cercato di star sereno, comunque siamo punte, quindi il nostro mestiere è anche quello in un momento del genere, sentirsi la responsabilità della squadra e della partita in quel momento ed è giusto che uno le affronti con la massima serenità. È bello perché veniamo da 2 anni di sofferenza, dove davamo sempre il massimo, ma per un motivo o per l'altro non riuscivamo a dare continuità. Ora ci stiamo riuscendo, siamo contentissimi di questo e ambiamo ad altre vittorie. Con la mia esperienza ti posso dire che è sempre meglio tenere i piedi per terra, perché siamo un gruppo giovane, quindi non dobbiamo mentalmente mollare e dire adesso, non dobbiamo sentirci forti. Siamo una squadra comunque forte, con buoni margini di miglioramento. Ma dobbiamo rimanere concentrati ed essere operai ogni partita e dare il massimo. E le vittorie vengono come stiamo facendo adesso. E io comunque per il Termocalcio, quando sono arrivato anche 2 anni fa, mi sono sentito subito comunque abbastanza importante. E voglio ripagare comunque questa importanza che mi dà la società. E quindi quando entro in campo sento il dovere di lottare su ogni singolo pallone. E penso che comunque un giocatore quando lotti, le cose buone arrivino sempre, prima o poi. Certo, è un'emozione importante, noi siamo contenti, come ho detto già in precedenza, questo non deve cambiare niente all'interno dello spogliatoio, anzi dobbiamo lavorare come facciamo sempre e secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti. E forse è quello che ci mancava, perché prima magari creavamo qualcosa in più e non riusciamo a fare gol. Oggi è stata una partita un po' particolare perché loro erano molto bravi a tenere questa palla in avanti. E noi, secondo me, siamo riusciti a fargli male al momento giusto della partita. Sì, diciamo che non è che in carriera ho fatto tanti gol, però sono riuscito a credere in una palla, diciamo, vagante, messa bene sicuramente da De Grazia, però ci ho creduto con tutta la determinazione che avevo in corpo, perché sicuramente non sto al 100%, quindi non riesco a buttarmi negli spazi come vorrei. Però credo che con pazienza e voglia di allenarsi durante la settimana arriveranno più inserimenti, magari sperando anche qualche gol. Beh, mi sono emozionato perché diciamo che questa gente merita un po' queste emozioni, perché lo sappiamo tutti che è 2 anni da questa parte che purtroppo i risultati non vengono. Poi io sono venuto in un periodo delicato della stagione e non sono riuscito a dare quello che volevo, quindi dentro di me, diciamo, soffrivo un po'. Adesso che un pochino stanno arrivando i risultati, qualche prestazione personale importante, penso che sia proprio bello questa cosa, questa sensazione.